Bene, prima avevamo accennato a un altro linguaggio, al terzo linguaggio, quello figurativo. Vedete queste bellissime tavole pittoriche e quindi ne parliamo con l'autrice che invito a salire sul palco, Amelia Musella. Grazie Antonio, ci lascia un posto. Buonasera Amelia, buonasera. Allora, tu sei stata coinvolta in primis perché hai la fortuna o sfortuna di essere la moglie di Luciano e quindi insomma hai dovuto per forza partecipare al progetto. Cosa ci raccontano queste tavole? Da dove è venuta l'ispirazione? Intanto buonasera. In pratica io mi sono lasciata trascinare da questo ciclone prima Luciano e da Chopin. Io ho accompagnato, incorniciato questo progetto con la mia emozione. In pratica tutto nasce dalla musica. Infatti questo vuole essere un progetto grafico-pittorico ben definito che parte come chiave di lettura proprio la musica che si sposa con i testi che Luciano ha scritto per ogni notturno. Infatti ogni tavola ha una struttura definita, parte dalle prime note di ogni notturno. Infatti ogni tavola presenta sotto proprio il pentagramma con le prime note, per poi entrare all'interno del quadro c'è questa fusione della musica con le parole, dalle quali poi esce in me l'emozione del colore e dell'immagine, per poi uscire fuori dal quadro con le note che riportano all'osservatore. Questo Quindi è il è legame che esatto, unisce tutte. il pentagramma infinito Che con la inizia, entra dentro e esce per restituire l'emozione che parte dalla musica entrata in me e io la restituisco a chi ascolta, a chi osserva e a chi legge inevitabilmente, perché la chiave di ogni quadro in pratica è nel testo stesso che mi ha ispirato ogni singola immagine. Sono 23 tavole in tutto, 21 per ogni notturno, in più la copertina. E poi c'è un'altra tavola che è un po' un omaggio al giovane Chopin. In pratica è un momento della vita di Chopin dove lui da ragazzo ha preso un contrabbasso e ha provato a suonare un contrabbasso con un'unica corda. Infatti è l'unico, se potete osservare, ogni quadro ha delle cornici aperte per dare emozioni aperte a chi guarda. Entrano ed escono queste emozioni. L'unico invece, attraverso la musica ovviamente, l'unico che invece che non porta note è questo, ed ha una cornice chiusa che non ha fori, proprio perché è soltanto uno scatto fotografico, come vogliamo dire, un piccolo omaggio a quel momento in cui Chopin ha suonato quel contrabbasso. Senti, io so che Luciano è recidivo, quindi continuerà a parlare. Adesso sta lavorando alle romanze di Mendelssohn, ma continuerai anche tu a seguirlo in questo suo viaggio sonoro o questa è un'esperienza che rimarrà unica? Sicuramente continuerò anche io ad accompagnare questo, anche perché per me è fonte di ispirazione. Poi è bello che ci sia questa condivisione, questa collaborazione piena all'interno della nostra famiglia. E allora ci vedremo qui un'altra sera per un'altra presentazione di Antonio Guatte, tavole pittoriche, giustamente sono stata ripresa dall'autore, tavole pittoriche di Amelia Musella. Grazie e buon lavoro. Un applauso a questa autrice straordinaria.